scusate, stai qui, non ti muovere, ho una sorpresa per te. No, tu... basta, beh, questa sera basta. Tu ti fidi delle mie sorprese? No. Bravo. Scusi, mi passa, mi può passare? Ecco, saltiamo. Può tenerla, la tenga lei girata, grazie. Guardate questa fotina. Bene, bene. Claudio Baglioni. Ma guarda, è già lunga la puntata, siamo lunghi. Avevi... Basta, basta. Avevi gli occhiali identici ai fanali della moto, uguali. Indistinguibili. Indistinguibili. Devo dire che stavi meglio prima con le orecchie. Abbiamo un'altra foto. Perché hai fatto quella foto lì sulla... Era tua la moto? No. Tu hai fatto un'altra foto su una moto mitica di quegli anni. Vediamo la foto che Beldì dovrebbe avere. Dove sta? C'è la sempre la fan che mi dà le foto. Ah, la fan? Dov'è la fan? Dov'è la fan? Abbiamo l'altra foto? Allora purtroppo Claudio non ho la foto. Dobbiamo proprio... Dobbiamo proprio fare in modo che quella foto... Ah, è questa. Ah, ce l'abbiamo. Ma volano anche. Siete pazzi. No, no. Le foto che volano. Guardate questa meraviglia. Aspettate un attimo di pazienza. Siete bellissimi. Come avvenne questa foto? Me la regali, la posso conservare? Sì. La posso conservare? 1971. Ecco, tu ti trovavi a passare per strada, facevi servizio fotografico. Ci deve essere il Colosseo, credo sì, ci sia ancora. Non c'è, lascia stare, non è il Colosseo che ci interessa. No, vabbè, dicevo così per ambientarlo. Come mai è nata questa foto? Perché stavo facendo un servizio fotografico. Benissimo, ed è passata una moto. Sì. E con un signore. Chi era il tuo manager al tempo? Chi se lo ricorda? Meglio, ha smesso. Meglio aver dimenticato. Ha fermato questa moto. Sì. Ecco. E tu hai fatto la fotina. Questa foto, sì. La moto, lo sai che moto era? No. Un chopper, come no? Un ciao? Un chopper, ah, un ciao? Un chopper, Claudio, preparati la sorpresa, lei che è il discografico. Tenga il poster di Claudio Baglioni su chopper, perché possiamo dire, Claudio, sei pronto alla sorpresa? Sì, sono prontissimo. Possiamo dire che... Perché io chiudo gli occhi? No. Devo stare così? No, non devi stare così, devi stare... Posso guardare? Due sorprese. Sì. La prima, possiamo dirti di chi era? Ma non parte questo accidente di nuovo, porca miseria! Fatela vedere! Ma che vergogna! Spinge! Eccolo, sta arrivando! Stefano Disegni era il proprietario di quel chopper! Ma dove è entrato? Ma che pena! Che vergogna! Ma che vai via! Ma vai via! Ma come? Abbiamo provato! Non parte! Non parte! Una grande entrata! Una grande entrata! Solo, ma mi tolgo anche gli occhiali perché con questi non vedo un accidente! Stefano Disegni! Eccolo qua! Autore satirico che tutti conosciamo, casualmente era proprietario di quel chopper. Esatto. E oggi doveva fare qui il suo ingresso trionfale rombando col motore. E non è la mia. Sì, si dice sempre così. Scusa, ma sì. Insomma, stavo malino, però insomma anche i disegni, insomma. Ragazzi, io sono, giuro, sono 25 anni e non ho mai visto questa fotografia. E lo credo. Per la prima volta. Se no non staresti così abbiamo bene. Abbiamo già vista troppo. Però grazie, ci sono, la conservo io. Posso dire che ci sono delle inesattezze sul suo racconto. Sì, perché le inesattezze sono alcune. Sì. Allora, io facevo parte di questa categoria di fulminati da Easy Rider nel tempo. Perché c'erano queste moto. Passo al Colosseo, non è che stavano facendo un servizio fotografico, in realtà sotto al Colosseo c'era un solo fotografo e un uomo con una chitarra perso sotto un uomo con la chitarra. Come lo racconta bene. Il fotografo mi si è gettato sotto le ruote, mi stava facendo cadere e stamparmi sull'arco di Costantino. Benissimo, era bello, però era divertente. Esattamente, questa è andata così. Ma, e noi poi, oggi... ma c'è la frase che disse il fotografo. Tu ti ricordi tutto? Solo questo, che disse, io dissi, lo sai lui chi è? Io dissi Claudio Baglioni e il fotografo mi disse, ma che lo conosci a questo? Certo. Così. Perché evidentemente io l'ho visto a sette voci. L'avevo visto a sette voci a sette qualche voci. Giorno prima. Sette voci e cantavi Signora Lia. E adesso rifaremo quella foto. Che meraviglia. Prego Stefano Disegni. Prego, ma ti pare. Claudio Baglioni. Tu stavi dietro sul ferro qua. Qui.
No, abbiamo la foto, scusa, facciamola rivedere per piacere. Lei, dobbiamo... è la chitarra. La chitarra, la chitarra. La chitarra, oh, presto. Chitarra. Ragazzi, ma siamo in una trasmissione televisiva, non è che possiamo fare la chitarra, scusate. Senza scusate, cavi. Perché lui è preciso, se non ha la chitarra. Com'è? Come stavo? Oh, come stavo? È il capotasto, vabbè, ma basta il capotasto non importa. Ma basta il pensiero, se per quello così. Mi... mamma mia. La mano sul manubrio in questo. Oh, ma la mano sul manubrio, oddio. Ma che c'entra? Così. Allora. Non si piegano più le ginocchia. Non ti si piegano più le ginocchia. Che dobbiamo fare? La foto là, sorridi. Vai, va. Ma non è capace, ma non funziona, ma non funziona neanche, neanche la macchina. Fatta! Fatta! Stefano, sono sicuro che adesso con un solo colpo... Mi dai una mano, dispiace, un secondo. Mi spiace sì perché devo fare... Mi dai una mano, Claudio. Ecco, lui che è libero. Ma è sempre a spingere. Non parte. Grazie Stefano Disegni. Prego, grazie a voi. È stato un ingresso degno fantastico di noi. Grazie anche a Claudio. Doveva partire con rombo, entrare con rombo, non ha funzionato nulla. Non ha rombato. Non ha rombato. Non ha rombato.